bene bene perdenti, vi ho beccati. Aia fa male. Perché diamine spiavate nello spogliatoio delle ragazze? È stata un'idea di Bubble. È lui che mi ha portato qui a vedere le tipe. Dylan, ma che dici? Sei tu che hai voluto sbirciare la tipa nuova. Au. Ehi, idioti, non mi interessa chi ha fatto cosa. Ora lo dirò al professore Max e voi confesserete. No, no, ti prego, non farlo. Verremo espulsi dal campus per questo, capisci? Ci dispiace così tanto, sai, Angie? Ok, per la prima volta vi perdono. Andate via da qui, idioti, e non vi avvicinate da queste parti mai più. Va bene, va bene. Ciao, ragazzi. Ciao, Chuck. Ciao, Hulk. Ciao, Laura. Ciao, ragazze. Cavoli perdenti, guardate dove mettete i piedi. Che diavolo fissate, piccole puzzone? Siete forse invidiose? Volete anche voi qualcuno che vi abbracci? Poverine, anni senza un abbraccio. Siete delle piccole puzzone single. Smammate via, che fate? Non vedete? Le ragazze più cool stanno parlando con i ragazzi più cool del campus. Ragazzotti, avete sentito? Ora siamo i ragazzi più cool del campus. Ascolta bene, se sento ancora che ci chiami ragazzotti, ti colpirò con il mio skate, intesi? Rilassati, Bans, e non rovinarti l'umore, ok? Mi infastidiscono troppo. Alle mie pallotte! Non è bello essere scortesi con i più anziani, capite? Esattamente, basta dire una parola magica. Silenzio, idioti! È questa la parola magica? Piccole maleducate che non siete altro! Bonia, vuoi che me ne occupi io? Insegnerò loro le buone maniere. Ah, ragazze, siete davvero nei guai, sapete? Non serve, ragazze, noi siamo le gattine buone e carine, non è vero? Miau! Comunque, ragazze, ho portato un regalo per voi. Quasi mi dimenticavo. Un regalo? Per noi? Già, per voi. Conoscete altre piccole puzzone nel campus? Ma che diavolo, siete pazze? Ehi, ehi, calmatevi, stavo solo scherzando. Mia, mia, mia. Oh, mamma. Ok, ragazze, andiamo. Allora, raga, andiamo al campo da gioco a giocare a basket dopo la scuola? Non sarebbe meglio baseball? Niente affatto, giochiamo solo a basket. Andiamo, forza! Che capre! Pensano di essere le più cool! Risponderanno per questo atto! Penserò una vendetta talmente crudele che le farà pentire! Stupide idiote! Prof Max, sono io, Angie. Angie, dovresti bussare prima di entrare nell'ufficio dei professori. In realtà l'ho fatto, ma voi eravate troppo impegnati per sentirmi bussare. Sentiamo, Angie, che cosa vuoi? Prof Max potrebbe espellere dal campus Laura. Ha fatto qualcosa di sbagliato? Penso che non si impegni abbastanza bene nello studio per stare in questo campus. Che vuoi dire, Angie? Sono io che decido chi merita oppure no. Già, Laura in realtà è una brava studentessa. Ah, ok, capito, va bene, ho solo chiesto. Posso andare ora? Non voglio disturbarvi con le vostre cose super importanti. Bene, perché noi dobbiamo ancora finire di parlare. E non fare tardi a yoga. Sì, sì, certo. Ah, vieni, tigrottina. Hulk, per te io sono la più bella bellissima del campus. Oh, sei la più bella, sai? Più bella delle altre ragazze del mondo?
È ovvio, la più bella di tutte le ragazze del mondo. Non c'è da stupirsi se ho scelto te, capisci? E sentiamo, anche più bella di Angie? No, anche la piccola Angie è molto carina. Ma tu sei ancora più bella, piccola Lou. E puoi dirlo anche ad Angie? Accidenti, devo andare ad allenarmi, Laura. A più tardi. Non ci credo. La nuova si sta cambiando. Siamo arrivati giusto in tempo. Noi sì, amico, che siamo fortunati. Guarda là, amico. Ha un tatuaggio proprio sulla schiena. La nuova ragazza è fantastica. Ha anche i tattoo. Cavolo, è davvero bella. Che strano. Cavoli, ci è mancato davvero poco. Ci conviene andare via di qua prima che ci becchi. Se qualcuno lo sa, verremmo buttati fuori dal campus. Bene, bene, perdenti. Vi ho beccati. Aia, fa male. Perché diamine spiavate nello spogliatoio delle ragazze? È stata un'idea di Bubble. È lui che mi ha portato qui a vedere le tipe. Dylan, ma che dici? Sei tu che hai voluto sbirciare la tipa nuova. Au! Ehi, idioti, non mi interessa chi ha fatto cosa. Ora lo dirò al professore Max e voi confesserete. No, no, ti prego, non farlo. Verremo espulsi dal campus per questo, capisci? Ti dispiace così tanto, sai, Angie? Ok, per la prima volta vi perdono. Andate via da qui, idioti, e non vi avvicinate da queste parti mai più. E va bene, va bene. Dylan, sei proprio una spia. Cosa? Ma se ti avevo detto di andare via. E tu, no, no, rimaniamo. Ah, ciao, amica. Ciao, amica. Che è successo lì fuori? Ho sentito piangere. Ah, no, niente. Solo i perdenti che frignavano, come sempre. Sono pronta per andare a yoga. Posa zen, e tu? Io devo ancora cambiarmi. Mia, posso parlarti un secondo? Sì, certo, Ponka. Mia, non pensi di passare troppo tempo con Pippo e non con me? A malapena parliamo. No, non penso. Pippo è il mio ragazzo e tu sei la mia amica. Già, esatto, la tua amica. Non vieni più in bagno con me, né parliamo delle lezioni insieme, non andiamo più in biblioteca. Sembra che tu mi stia tradendo. Ponka, ma se ieri siamo andati in biblioteca? Beh, dovremmo andarci anche oggi. Mia, che ci fai lì? Mi sei mancata da morire, sai? Beh, io e Pippo andremo al cinema. Posso venire insieme a voi? Beh, in realtà volevamo andarci noi due, ma certo puoi venire se vuoi, giusto Pippo? Sì, certo, perché no? Certo che voglio! Voglio venire con voi due! Ok, affare fatto! E uno! E... ragazze, ma quanto diamine siete ingrassate? La gara è dietro le porte! Dovremmo allenarci il doppio delle volte! Ok... Ciao tenniste. Ciao. Bonia, ma che vuole? Cacciala via, ci stiamo allenando qui. Che vuoi? Dobbiamo parlare. Più tardi. Non vedi che siamo impegnate? Ci stiamo allenando. Ok. Anche se vi interesserebbe tanto saperlo. Va bene, parliamo ora. Fai veloce, che cosa vuoi? Voglio unirmi nel vostro team. Cosa? Ovvio che no! Perché avremmo bisogno di te? Insieme saremo più forti contro Angie. E poi imparerò a giocare a tennis. Mi è sempre piaciuto. Lasciaci un minuto. Allora ragazze, la prendiamo? E per quale motivo? Io la prenderei. Saremo di più e saremo più forti. Chris ha ragione. Prendiamola e schiacciamo Angie una volta per tutte. E allora abbiamo deciso di prenderti nel nostro team, ma sarai in prova. Regola numero uno, stai al tuo posto. Affare fatto. Affare fatto. Non ci credo, Laura è nel team delle tenniste. Che ne pensate di questa novità? Scrivetecelo nei commenti. E mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Attivate la campanella, non perdetevi nuovi episodi e come sempre ci vediamo!